ma ti dico che qua. Tanti auguri a te, tanti auguri. Compleanno è un classico di Francesco Chietti. Due battute io. Questa è la giusta, faccio una domanda. Una messa in casa che conta di un sacco di lavoro, tante palle sole, però palla fine, insomma, solo un gol. Diciamo che un mal d'attacco, c'è qualcosa da ancora da. Oltre che hai visto il ragazzo Massimo che finalmente è un centrocampo molto più mobile, è un ragionamento, insomma, un punto di riferimento, fare un attacco qualcosa non va ancora. Dobbiamo solo continuare così, l'importante è arrivarci dall'altra parte sulla azione. Abbiamo fatto diverse cose, siamo dispiaciuti con la mediana, soprattutto che si è stato tirato. Io credo che non è che possa girare sempre male, l'importante è pensare a lavorare, sono dei ragazzi giovani, io credo che se andiamo a vedere la lista abbiamo tanti giovani in campo, quindi noi dobbiamo solo continuare così e pian pianino in questo momento. Questa situazione sicuramente la prossima volta giocando così avremo tutto da dire. La squadra sembra aver trovato da qualche partita gli equilibri senza Sandro. No, io credo che Sandro faccia parte del nostro progetto, ha sposato appieno questo concetto. Io credo che a base di tutto tutti quelli che sto chiamando stanno rispondendo bene, è la cosa più importante, non va bene. Di dare tutto. Abbiamo visto anche il buono stile, fino all'anno scorso comunque era un'eccellenza, quindi ha fatto secondo me una grossa partita, quindi anche stile abbiamo recuperato bene. Quindi ci consigli è un po' calato, se sarebbe così piccolo da prima. È un ragazzo anche lui che deve crescere, bisogna aver fiducia, se ha minima difficoltà facciamo le scariche a parire. Come mai non hai tenuto il campo per vedere? Ma a Perna fino a venerdì non si apre, perché anche la caviglia di soldi che era solo questo. E poi sinceramente pensavo alla partita dell'anno scorso. Tutti pensavano alla partita dell'anno scorso. A un certo punto... Come vedi? Per mercoledì ci sarà un po'. Sì, credo. Adesso domani ci riprenderemo, vedremo bene. Che è vero? Vediamo tutti i giocatori. Mister, ma Mariniello è uscito per infortunio oppure stanco? Quindi non... No, centrocampo, penso che i tre di centrocampo, come dire, si trovano nei rispettivi ruoli quasi a magnificenza, nel senso che Arini in quella fascia gioca bene, sembra anche Mariniello, molto offensivo anche, insomma... Sono passate sette partite, male che... Vediamo Massimo, cioè, tutti i ragazzi che vengono fuori da realtà un po' diverse, no? Adesso pian pianino dobbiamo inserirli in questo meccanismo. Da parte loro c'è la massima disponibilità. La cosa importante è che, come avete detto tutti quanti, questo ragazzo è rimasto sempre più fuori, ha detto mezza parola. Però si è allenato sempre con la massima, adesso magari sto facendo un complimento, per far capire. La serenità non ha parlato mai, si è fatto trovare pronto e secondo me questo lui l'ha evidenziato domenica scappato. Il complimento più bello che gli possa fare, perché questo devono capire un po' tutti i giovani il comportamento che loro devono avere. Questo secondo me, se capiamo questo, che secondo me ci dobbiamo fare parecchie soddisfazioni. L'occasione del gol c'è stata la deviazione della batteria, no? Perfetto, qua. Io la vado qui, come la vado io? Sono avanti, sono visto. Grazie. Ciao, sono ancora paralizzato. Ma sono due giorni. I ragazzino. Sono ragazzino. Gioia. Allora, iniziamo con Massimo e ci lasciamo i ragazzino. Meno per mezzo. Io non ti avevo ancora visto giocare perché in Coppa Italia non stavo, devo dire la verità, che non so perché fino adesso è stato in partita o in tribuna, sinceramente. Hai dimostrato di essere un giocatore di qualità, un centrocampo, cercato di giocare sempre prima da parte. Come ti stai trovando con questi ragazzi? Allora, intanto parto dicendo che quello forse è
proprio il mio ruolo. Io ho sempre giocato in un centrocampo a tre, dove facevo il piano centrale, insomma dei tre centrocampo, quello che sapete tutti più o meno come si gioca nel centrocampo, quello che comunque va a toccare tantissimi palloni in partita, va a prendere la palla dalla difesa e cercare di impostare per arrivare poi a concludere. È un ruolo che mi sta benissimo e sono contento che il mister mi ha trovato questo ruolo e spero di continuare. Hai questa abilità di giocare di prima poi la palla, insomma, sì, creando subito, diciamo, l'azione. Sì. Parti che non c'è almeno solo un allora Francesco, hai riuscito a fare un gol, lo sappiamo lì, era la fotocopia del tuo, però il top è più forte da notare. Bellissimo. Rammarico, anche tutti noi giocatori, però anche la consapevolezza che hanno fatto una grande partita, voglio dire solo che questa secondo me è la strada giusta, che guarda il mare, se passano 7 partite, se trovate un certo equilibrio, se non trovate certe sorprese, il massimo. Emiliano. Un giocatore che è in mezzo di tanta qualità. Chi ti va a correre con un giovanotto oggi? Ah, io penso di passare le corse. Quello dipende poi uno come quando corre e non fa nulla, corri a vuoto e sei ancora più stanco. Però quando poi vai in campo sicuramente anche io sto giocando poco più avanti, dove c'è un modo più di recuperare e non di, diciamo, di abbassarmi troppo verso la difesa, che poi logicamente è difficile arrivare lucidi dall'altra parte. Certo, questo nuovo ruolo che ti ha tagliato il mister, di fare il terzo in attacco e poi il quarto di centrocampo. No, io penso che appunto per questo si riprova in allenamento, ci sono partite per provare, tra uno esce un altro, proprio per cercare di trovare l'equilibrio giusto e poi magari per poi dopo chi gioca però quel modulo là. Sì. Dove può arrivare in questa squadra? Lo chiedo a tutti e due, visto anche come si è giocato. Io dove può arrivare lo sa solo come si può dire, perché se tu giochi così e però non arrivano quei punteggio pieno è difficile. Però io sono convinto che lavorando così prima o poi arriverà le vittorie, però sicuramente noi siamo una squadra siamo una squadra molto giovane, perché oggi c'erano, vedevo la distinzione, però sicuramente il modo in cui giochiamo possiamo dire la nostra, io sono convinto che possiamo dire la nostra. Nelle prossime due partite arriverete a 7. Pensate di poter far risultare le partite? Sì. Adesso se ci vediamo in un'altra scelta abbiamo sempre fatto risultati. C'è la nostra scongiù, però ogni parte è una scelta. Come stiamo facendo, ci di fare bene anche queste partite che arriveranno. Hai una dedica per questo gol di oggi? No, io volevo fare una dedica se si parlava di vittoria, questo me lo devo per me. Grazie. Grazie.